Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di tre profumi un po' particolari. Sono fragranze che io ho trovato in erboristeria, sono un po' difficili da reperire, non difficilissimi, ma non si trovano ovunque, quindi se vi interessano vi consiglio di andare a cercare dove sono i rivenditori perché vi consiglio caldamente, come sempre, di sentirli dal vivo se vi interessa una fragranza. Allora, oggi registro con le AirPods perché voglio capire se l'audio viene più nitido. Vi chiedo scusa se ho la voce un pochino bassa, ma ho un inizio di raffreddore. Spero che Gea non abbaia perché spero che non si senta, insomma, il cane che abbaia. In tal caso vi chiedo scusa anticipatamente. Partiamo con le fragranze. Allora, io vi faccio vedere per prime queste due fragranze di un brand che io non conoscevo. Fatemi sapere se voi l'avete mai visto da qualche parte, che si chiama Exentia Mediterranea. Queste sono le fragranze Segreto Barocco e Acqua Marina. Allora, partiamo da Segreto Barocco, che è quello con il nome un pochino più criptico, perché allude a qualcosa che secondo me non è prettamente rispecchiato nella fragranza. Questa è la fragranza in sé, quindi la boccetta. Non mi fa proprio impazzire questo pack, il tappo è proprio bruttino, di plastica così, molto cheap, insomma. Non rispecchia l'anima della fragranza, secondo me, che è una fragranza molto elegante. Il resto è tutto in vetro, invece è molto carino, un po' pesante. L'unica pecca, secondo me, è proprio il tappo. Vi leggo la descrizione che ne fa il brand sulla confezione. Le note fresche agrumate di bergamotto e mandarino incontrano un cuore inebriante di fiori d'arancio, fiori bianchi e pesca. È un inno alla vitalità, all'eleganza, perfezionato da un fondo ambrato al profumo di muschio e legno di cedro, pura sensualità. Allora, per quanto mi riguarda, questo non è un profumo sensuale, non è un profumo che comunica sensualità o desiderio di intimità, cioè è un profumo che secondo me è molto più sobrio ed elegante di quanto non si voglia ammettere, nel senso che per quanto mi riguarda un profumo di questo tipo, che di fatto è un fiorito leggermente agrumato con un fondo di muschio e legno di cedro, non è particolarmente sensuale, almeno per quanto riguarda la mia percezione del profumo. In più, se mettiamo che la persistenza non è eccessiva, non è un profumo che proietta, non è un profumo che lascia la scia, ma è un profumo che risulta un pochino più intimo, più personale, più morbido, non lo trovo così sensuale. Lo trovo invece adatto anche nella quotidianità, quindi è un profumo secondo me godibile nel quotidiano, discretamente persistente, siamo intorno alle 3 ore. Più persistente sui profumi, sui, scusate, stavo vedendo sui profumi, sui vestiti rispetto alla pelle, quindi almeno per quanto mi riguarda, che comunque io ho una pelle che non regge tantissimi profumi, me la sento di più sugli abiti e in generale lo trovo abbastanza equilibrato, non particolarmente dolce, non particolarmente fiorito, agrumato sì, ma leggero, non troppo forte, non pungente. Mi piace, l'ho usato molto nelle sere autunnali perché lo trovo adatto al cambio stagione, quindi tra la primavera e l'autunno, meno all'estate perché comunque è un fiorito che si sente e all'inverno no perché comunque non mi comunica l'idea di un profumo che appunto può essere utilizzato nelle giornate molto fredde, o ventose invernali o piovose invernali. Quindi è un profumo che io ho apprezzato appunto d'autunno e adesso in primavera, con l'arrivo della primavera, ho avuto voglia di ritirarlo fuori, ma è appunto secondo me un profumo più equilibrato e più sobrio di quanto non venga descritto, scusate, nella confezione. Quindi secondo me appunto questo nome è un po' criptico. Passiamo invece al profumo Acqua Marina, che è un profumo pazzesco. Adesso io cercherò di descrivervelo perché purtroppo non ho trovato nessuna reference riguardo alle note, quindi ve lo descriverò come lo sento io, ma questo è assolutamente un profumo da sentire di persona se vi interessa, se vi incuriosisce, perché è molto particolare. Bellissima la boccetta, prima cosa, perché
È veramente bella, di vetro trasparente con questo tappo che ha il logo in sovraimpressione. Mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo. Allora, cercherò di essere il più chiara possibile, benché sia molto difficile descrivere una fragranza senza avere le indicazioni delle note. Allora, innanzitutto cosa sento? Sento una nota salata, leggermente marina, che si unisce con una nota balsamica che io penso sia il timo, però non voglio avventurarmi nella descrizione proprio minuziosa perché non ne sono sicura. Comunque sento una nota marina e una nota balsamica che si uniscono e si incontrano. Sono abbastanza intense, ma allo stesso tempo sento una nota talcata che rende il tutto più morbido, più sobrio e più portabile, che non lo rende un profumo, secondo me, che io non riuscirei a sfruttare, quindi appunto lo ammorbidisce. Non è un profumo che sa di colonia da uomo, quindi per chi ha paura come me, perché io stessa non amo le fragranze, le colonie da uomo, per chi ha paura che il profumo possa trasformarsi in un profumo particolarmente maschile che ricorda l'odore del dopobarba, delle colonie, questo non si corre questo rischio con questo profumo perché è molto morbido ed è quasi simile ad un latte corpo come sensazione, proprio così a primo impatto, perché appunto risulta molto delicato. A livello di persistenza, buona, 3 ore anche in questo caso, meglio sui vestiti che non sulla pelle, ma questo probabilmente è un discorso mio personale perché appunto io ho una pelle che non regge tantissimo i profumi e comunica appunto idee un po' particolari, mi dà la sensazione, la suggestione di una pineta marittima, quindi vicino all'acqua salata, ma allo stesso tempo una sensazione di comfort e di calma, quindi niente caldo torrido, niente profumo che sa di acqua, di mare, sole e crema solare, cioè non c'entra niente con quelle cose lì, non sa di monoi, non sa assolutamente, non ricorda quelle atmosfere lì, è più un profumo, come dire, più intimo che si avvicina appunto quasi al profumo di una crema corpo, per quanto è delicato ed è molto molto particolare perché riuscire a coniugare, a sposare, mixandole in questo modo, note così diverse e apparentemente quasi incompatibili, cioè se farei fatica ad immaginare un mix di sale, note balsamiche e talco, cioè è veramente particolare. Sulla mia pelle rimane abbastanza stabile, non evolve, non ha una metamorfosi particolare, è molto più delicato e stabile. Mi piace tantissimo, devo dire la verità, mi ha affascinata da subito questo profumo, l'ho usato molto d'estate, mi piace tantissimo durante il giorno, proprio nelle giornate estive molto calde, lo trovo estremamente elegante, portabile e anche un po' particolare, quindi per chi vuole qualcosa di diverso ma non eccessivo. L'ultimo profumo è quello di Cosmesi Siciliana, si chiama Vento i Mari ed è ovviamente ispirato al paesaggio marittimo della Sicilia, quindi con queste note un po' particolari. Allora, Vento i Mari è una linea cosmetica che trae ispirazione, forza e vigore dalla natura siciliana. Porta dentro di sé il calore del sole, il profumo del vento, carezzevole e corroborante, che spira nelle zone costiere del mare verso terra, mitigando il caldo estivo. Una brezza vivificante che unisce al sentore dell'aria iodata del mare e quello delle essenze della macchia mediterranea. Quindi anche in questo caso abbiamo un connubio di sale, aromi e brezza, quindi qualcosa che rinfresca. Bellissima la boccetta, che in questo caso è quadrata, sì, ma ha questo bel tappo di plastica, ma che si incastra bene, ha una bellissima etichetta, insomma, mi piace molto anche la confezione che trovo molto curata, 50 ml o de toilette, quindi in questo caso abbiamo una concentrazione più delicata.
Mi piace molto, questo è un profumo che io trovo più prettamente unisex, nel senso che mi dà quest'idea di... l'ho spruzzato dentro qui, è molto più agrumato rispetto a questo, mi dà proprio l'idea di di quando si sta stesi al mare e si sente sulla pelle il calore del sole. E nello stesso tempo si percepisce la brezza marina, ha proprio quell'odore lì. Quindi questo è più prettamente un profumo ispirato, secondo me, al momento delle vacanze, quando ci si concede appunto dei momenti di riposo in riva al mare, si percepisce la rilassatezza con tutti i sensi, quindi si sente l'abbandono del corpo, si percepisce il calore della pelle data dal sole, si sente questa brezza di mare, si sente l'odore del sale sulla pelle e allo stesso tempo il profumo delle piante che vegetano in riva al mare. Mi piace molto, l'ho spruzzato dentro qui perché non riuscivo a percepirlo bene dal flacone, è molto buono. In questo caso siamo di fronte a un profumo delicatissimo, proprio dalla persistenza quasi eterea. Su di me dura più o meno un'ora e mezza, massimo 2 orette, e dopo devo assolutamente rispruzzarlo, ma a me non dispiace perché, come ho detto nel video precedente riguardo i profumi, non sono una fanatica della persistenza a tutti i costi, non mi piacciono più i profumi estremamente persistenti, che lasciano la scia, che proiettano tanto, non è più il mio gusto, quindi preferisco qualcosa di più particolare che rifletta il mio stato d'animo, la mia magari percezione sensoriale di quel momento, senza volerlo per forza gridare a tutti, quindi il profumo per me è un qualcosa di estremamente intimo e personale, che è slegato, almeno per quanto mi riguarda, dalla percezione degli altri, quindi non mi importa se gli altri lo sentono oppure no, nella misura in cui ovviamente bisogna rispettare i gusti di tutti, quindi non sceglierei mai un profumo opulento per andare in un posto chiuso o per andare a mangiare con qualcuno, ecco, perché i profumi molto intensi possono disturbare in queste situazioni. Però allo stesso tempo non indosso un profumo per farmi notare dagli altri, lo indosso per me stessa. Quindi questa è un po' la mia filosofia di questo momento legata alla scelta delle fragranze. Queste sono tutte fragranze intime, dove la nostra scelta rimane comunque legata a una percezione a una nostra percezione di quel momento. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che queste fragranze vi siano piaciute, vi siano risultate in qualche modo interessanti. Se le conoscete, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se volete andarle a sentire, consiglio di cercare online se ci sono dei rivenditori vicino a casa vostra o nelle zone che frequentate, perché comunque è bene sempre, e lo ripeterò sempre, andare a sentire le fragranze di persona. Con questo io chiudo il video, vi mando un grande abbraccio, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video e buona giornata a tutte. Ciao!